Real Giulianova e Forlì come un girone fa, 2-2 spartizione della posta in palio e anche questa volta in rimonta per la formazione giallorossa. Un punto d'oro per l'11 allenato da Dario Bolzan perché è conquistato contro una squadra ben organizzata al termine di una partita che i padroni di casa hanno rischiato di perdere in virtù di un secondo tempo durante il quale per 36 minuti non hanno fatto vedere nulla se non i soliti lanci lunghi a cercare la testa di Tozzi Borsoi. L'attaccante era stato inserito ad inizio del secondo tempo al posto di un evanescente Gori per cercare di rimontare lo svantaggio. Migliore in campo per i giallorossi Di Paolo, autore di una doppietta. Bello nell'esecuzione, soprattutto il secondo gol di straordinaria potenza. Eppure la gara per il Giulianova si era messa subito in discesa. All'occasione creata da Cascione avevano risposto prima Di Paolo e poi Balducci. La rete del vantaggio locale è arrivata al 18esimo. Di Paolo è bravo a difendere palla, ad incunearsi in area avversaria e a battere a rete. La deviazione del difensore inganna Glietti, scavalcato dalla strana traiettoria. Neppure il tempo di esultare perché 3 minuti dopo Ambrosini riporta il risultato in equilibrio. La rasoiata da fuori area, seppur a fil di palo, viene letta male da Pagliarini che prova a distendersi ma viene scavalcato dalla palla che si spegne in fondo al sacco. Partita completamente ribaltata al 23esimo. Ambrosini, ancora lui, viene lasciato colpevolmente solo in piena area. L'attaccante raccoglie un traversone dalla destra e in rovesciata batte nuovamente Pagliarini. Il Giulianova accusa il colpo, rischia persino il 3-1 un attimo dopo con Vesi. Superato il momento di difficoltà, la squadra di Bolzan prova nuovamente a giocare palla a terra. Sul cross basso di Napolano, Di Paolo arriva al tiro, sporcato da un difensore con deviazione sul palo. Il primo tempo si chiude con una punizione di Napolano che non impensierisce Aglietti. Nella ripresa l'ingresso di Tozzi Borsoi propone tutt'altro Giulianova. Evidenti le carenze a centrocampo, manca un regista, un metodista che sappia far girare palla. Il lancio lungo viene letto sistematicamente da Cascione e compagni. L'ingresso al 28esimo di Barlafante per Balducci è per avere maggiore freschezza e più vivacità in fase offensiva. Ma sino al 36esimo non accadrà nulla. Poi la scossa. Tozzi Borsoi impegna Glietti in una parata non facile. Dall'angolo che ne scaturisce, Napolano direttamente dalla bandierina colpisce la traversa. Il Forlì cala di intensità e al 41esimo arriva il 2-2 di Di Paolo, tutto sommato meritato. Certo, vincere avrebbe tenuto a distanza la zona play-out. Il Giulianova sa però che ci sarà da soffrire sino alla fine del torneo per conquistare la salvezza. Il secondo tempo non abbiamo giocato per niente e questo mi dà molto fastidio. Abbiamo smesso completamente di giocare perché secondo me il primo tempo abbiamo fatto uno dei migliori primo tempo da quando io sono arrivato. Purtroppo abbiamo subito 2 gol in modo infantile, direi, perché non si può prendere gol in quel modo là. Però ero contento perché la squadra aveva provato a giocare, aveva provato con idea, con concetti importanti di farle male all'avversario, cosa che il secondo tempo è venuto a mancare. Ecco, ci sono stati 36 minuti nel secondo tempo in cui Giulianova praticamente ha fatto fatica, non sapeva far girare palla. No, abbiamo sempre lanciato per Tozzi Borsoi, loro sono molto bravi, soprattutto con Cascione, a intercettare queste traiettorie, quindi continuamente mostravamo la parte debole per il contropiede, quindi abbiamo concesso più che altro con i contropiedi dove loro sono molto, molto bravi. Mister, abbiamo avuto la sensazione che comunque al Giulianova manchi un centrocampista dai piedi buoni. No, a Giulianova non manca niente, a Giulianova quello che è mancato oggi è la continuità di gioco tra il primo tempo e il secondo tempo, cosa che non deve assolutamente accadere più. Campionato durissimo. Il campionato è duro, quando io sono arrivato qua già sapevo che era duro, non è né più né meno duro di prima, insomma. Il campionato è tosto. Mister, ci avevate quasi creduto, poi avete subito quel gol di Di Paolo nel finale, un Eurogol, un errore anche della difesa però. Sì, era un po' distante, non l'ho visto che il mio giocatore è scivolato, non so, qualcuno mi ha detto che era anche fallo, però non è che io guardo la somma della partita e penso che insomma un po' d'ammaro in bocca sicuramente ci rimane. Mister, noi abbiamo avuto l'impressione che il Forlì dal centrocampo in su sia una grande squadra, orchestrata bene, attaccanti forti, centrocampisti di qualità, poi Cascione insomma fa anche la differenza. Ma io penso che Forlì abbia dimostrato di essere una buona squadra in generale oggi, purtroppo quando è molto tempo che non si vince, Forlì le ultime 2 partite doveva farsi i punti, ne ha raccolti appena 2,
Oggi sinceramente, con tutto il rispetto per il Giulia 9, il Forlì avrebbe meritato di vincere nettamente per l'occasione da rete. Una lotta per la salvezza, insomma, agguerrita, serrata fino alla fine. Ah beh, per forza, ogni partita è una partita importante, partite vengono meno sempre, cioè è sempre più difficile, però i segnali della mia squadra sono importanti. Adesso abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo una squadra che gli manca poco per fare il salto di qualità e purtroppo, come ho detto, le ultime tre partite secondo me dovevano essere tre vittorie, invece sono stati tre pareggi, e da 3-9 c'è una bella differenza nel calcio.